Finalmente è arrivato Natale e Babbo Natale, come tutti gli anni, consegnerà i regali a tutti quanti noi. Nel mondo ci sono circa 2,2 miliardi di bambini ed adolescenti, che per comodità chiameremo bambini. Solitamente Babbo Natale non ha a che fare con bambini musulmani, hindu, buddisti ed ebrei, ma questa volta, visto l'anno difficile, ha deciso di consegnare i regali a tutti i bambini e adolescenti del mondo. Tutti ci preoccupiamo solamente di ricevere il nostro regalo, ma nessuno pensa al povero Babbo Natale che, come vedremo fra poco, per consegnare tutti i regali in tempo, infrange qualsiasi record. Cerchiamo di capire meglio la mole di lavoro che ogni anno il nostro amico deve compiere per accontentare tutti quanti. I bambini da rendere felici, come detto prima, sono circa 2,2 miliardi. Considerando tutti i fusi orari e dando a Babbo Natale l'opportunità di consegnare i regali fra la mezzanotte e le 6 del mattino, il tempo a sua disposizione è di 30 ore lavorative. Insomma, un turno un po' stancante, che però, considerato che lavora una volta all'anno, è accettabile. Facendo una media matematica, possiamo attribuire a ogni donna del mondo 2,3 bambini. A questo punto possiamo ricavare quante consegne dovrà fare Babbo Natale durante il suo estenuante turno lavorativo, facendo la divisione numero di bambini fratto numero di bambini per donna. Ricaviamo così il numero di donne, che corrispondono al numero di consegne. Quindi 2,2 miliardi di bambini diviso 2,3 bambini per donna, otteniamo il numero di consegne, ovvero 956 milioni. Avendo dato la possibilità a Babbo Natale di consegnare tutti i regali in 30 ore, dividiamo il numero di consegne per il tempo a sua disposizione. E quindi facciamo 956 milioni diviso 30 ore. Quindi il numero di consegne che dovrà fare ogni ora è 31.866.666. Visto però che il sistema internazionale prevede come unità di misura i secondi, trasformiamo le 30 ore in secondi, ottenendo 108.000 secondi. Ripetiamo quindi la divisione 956 milioni diviso 108.000 secondi, ottenendo 8.851 consegne per secondo. Ciò significa che ogni secondo Babbo Natale deve entrare nelle case, consumare alcuni biscotti, trovare l'uscita dalle case senza prendersi una denuncia per effrazione, salire sulla slitta e partire per un nuovo viaggio. Considerando che un biscotto possiede circa 20 calorie, e che almeno si spera un 50% dei bambini lasci dei biscotti per Babbo Natale, a fine giornata il nostro amico avrà ingerito circa 1,434 miliardi di biscotti e assunto 28,68 miliardi di calorie. Sapendo che pesa 150 kg e che circa ogni 7.000 calorie ingrassiamo di più o meno un chilo, a fine giornata lavorativa Babbo Natale peserà 4 milioni di chili, che corrispondono a 682 elefanti di sesso maschile dal peso di 6.000 kg l'uno, oppure 22 volte un Boeing 747. Nel caso sappiate qualcosa sul suo stato di salute, fatecelo sapere nei commenti. Il team di Nova Scienza vi augura buon Natale!